Sons of God, figli di Dio, figli di questo tempo. Il Coriolanus dell'Impero Romano diventa qui il concorrente di un reality all'ultimo sangue, protagonista indiscusso e osannato dell'impero della rete e dei social. Nello scontro, tweet, commenti, like e video selfie prendono il posto di lance e spade. Il campo di battaglia è lo schermo del PC e dello smartphone, come si conviene ad un Coriolanus 2.0 nell'immediato futuro dell'anno 2020. Come nella Roma antica, anche in questo futuro prossimo restano un pollice su o un pollice verso a decidere del destino del gladiatore nell'arena virtuale di contatti senza contatto. Sons of God è un esperimento di commistione, di convivenza di più linguaggi e diversi contributi, da quello dell'attore in scena, al video, ai video selfie di liceali schierati lontani dal campo di battaglia pro o contro la causa di Coriolanus. In tutto questo a cercare di svegliare le coscienze il rap romano di Davide Borri, che meglio traduce e riecheggia l'intraducibile pentametro giallico shakespeariano. Attualissimo il senso dello spettacolo, abilmente trasmesso dalle scelte artistiche della sua regista Laura Pasetta e dagli interpreti eccezionali della compagnia scozzese Charity Theatre. La rete ha i suoi pro e i suoi contro, perciò la gestione dei pericoli dipende esclusivamente dalla capacità umana di riflettere, di scegliere, di prendere le distanze e soprattutto di pensare. Il pensiero critico e l'opinione personale e ragionata sono la vera scialuppa di salvataggio. Il Charity Theatre al Festival Castel dei Mondi, a distanza di 400 anni, conferisce alle parole del bardo una vitalità tutta contemporanea, pur mantenendo i tratti distintivi e originali del testo, della lingua, della scena e specialmente dei rapporti gerarchici e relazionali tra i personaggi shakespeariani.